prigione. Ciao. Picciotto, già quasi ci può fare la vita. Allora, lui mi pensa una persona in carcere. No, ascoltate che causeremo perché che cosa sei di sogno. Lui mi pensa una persona in carcere. Ha paura che questa persona in carcere possa commettere qualche cosa. Per ora lui parla spesso con un prete. Lui però parla spesso con un prete. E questo prete ci dà lezione di quello come si deve comportare lui. Ci siamo? Ah, ripeti che ci abbruciano, ci vede una cescoppia. Significa che lui ha pensieri molto negativi, picciotto, qua non sono cose belle. Cambiamento di casa, come se lui dovesse cambiare una casa. Lui si era dato tempo fa di dimissione, di andarsene. Sì, certo, che qua, già i piedi che bruciano, dai. Una persona che brucia che fa? Salta e scappa. E questo è lui. Pensiero una donna, ma non è una donna vicina a lui. La presenza di un uomo ma non supera i 40 anni, che è come se lui se lo sentisse i giorni della sua vita. Cioè significa come se lui mi pensasse sempre a quest'uomo che non lo può tradire né ora né mai. Non so se mi sono spiegata. Lui si sente molto vicino a questa persona, persona. Come se lui lo vedesse come un figlio, cioè la persona che cerca di aprirci le strade per lui, per esempio un pigliare il capo e chi può sbagliare sta attento a pigliare. Cioè lui ha una fiducia cieca per questa persona. Comunque finirà di fare un sindaco, va? No, un pizzini no. Ma non è con la gamba. Sì. Uno di questi sarà sindaco di Palermo. Sì, in effetti è vero. C'è esito positivo. Uno di questi due. Uno di questi due. Sì. Chi ha più possibilità? Chi è di paese di tutte e due? Tutte e due di paese? Problemi di vista. Però le porta gli occhiali. Ha problemi di vista. Uno di questi due. Okay. Poi. A fare cacciavamoci.